Al bivio il titolo, personaggi chiamati a reinterpretare se stessi nella commedia del pallone. La trama racconterà che Marco Giampaolo ha ritrovato un Cagliari emotivamente stanco dopo due giorni incredibili, una conclusione di suo in apertura, poi primo tempo da blocco mentale. Gianni De Biasi ha ritrovato invece nel suo gruppo la voglia che conosceva, Toro un po' diverso nel disegno, tanto nello spirito, la vivacità di Rosina, due punte, Muzzi abbruscato, anche se la palla buona del vantaggio, poi gol partita, arriva sulla testa di un difensore, Bobo. L'ultimo gol in carriera lo aveva segnato proprio al Cagliari nel 2005. Se ci sia un conto aperto tra Cesare Bobo e Di Sardi non si può sapere perché i giocatori granata resteranno in silenzio stampa. Alla mezz'ora occasione importante per il raddoppio, ma Conti ferma così una conclusione di Rosina. E dove si ferma il Toro, mentre il Cagliari, più libero, prova e come a meritare il pareggio, ma trova Abbiati che merita il voto più alto in pagella della giornata. Dopo aver detto no a Suazo all'inizio del secondo tempo, l'album della giornata particolare del portiere si completa neutralizzando un colpo di testa di Capone e, quasi al 90esimo, una punizione calciata da Conti. Ho ritrovato una squadra un po' preoccupata, un po' sfiduciata, demotivata, ma... Adesso bisogna ballare, siamo lì, bisogna ballare. Il secondo tempo perlomeno ce la siamo giocata. Dobbiamo pensare a un futuro sicuramente diverso, dipende molto da come noi riusciremo ad affrontarlo. Una vittoria un po' di De Biasi, un po' sicuramente anche di Zaccheroni. Mia perché ho fatto delle scelte diverse da un certo punto di vista, ma certamente non disconosco quello che ha fatto un collega valido e che non è stato fortunato come Alberto Zaccheroni. Il recupero è tutto un discorso tra il popolo granata e l'arbitro Farina, dopo il secondo giallo, dunque rosso ad Ardito, e così son cori ed insulti. L'arbitro ne chiede conto a De Biasi. Non sono per gli insulti, purtroppo. Secondo me Farina oggi ha fatto una buona direzione, però se viene a dire a me che io devo intervenire, io francamente non ho ancora tutto.